Buongiorno a tanti amici che ci seguono sempre questa zuppa sia su Instagram sia su Facebook. Poi lo trovate tutto quanto sul sito nicolaporro.it. Ovviamente, come sempre, non solo la zuppa, cioè non solo la lettura un po' eterodossa dei quotidiani italiani, ma tante altre informazioni. Che cosa è successo sui giornali oggi? Beh, è ovvio che cosa sia successo sui giornali oggi. Tutti quanti i giornali oggi non fanno altro che parlare del fatto che Renzi, che Matteo Renzi ha mollato con una quarantina, una trentacinquina, ancora i numeri non sono esattamente chiari, di deputati e senatori del Partito Democratico. E c'è un esercizio di tutti quanti a commentare questa vicenda, però forse la cosa più divertente, eccolo qua, vedi che mi chiama qualcuno. Ragazzi, a quest'ora non mi chiamate, se mi chiamate non siete miei amici, perché alle 10 Porro fa la zuppa. Allora, il titolo più divertente lo fa decisamente Vittorio Feltri, come spesso gli capita. Oggi sul Libero fa il seguente titolo con le foto di Conte, Di Maio e Zingaretti, cioè con il Presidente del Consiglio, con il capo del Movimento 5 Stelle, con il capo del PD, e il titolo è Sedotti e bidonati. Ed è perfettamente giusto, cioè Matteo Renzi li ha sedotti facendo finta a metà agosto di stare per questo governo, gli ha fatto sì che questo governo nascesse e poi dopo gli ha dato il bidone perché una volta che il governo si è fatto, 20 giorni dopo che il governo si è fatto, l'ha mollato. E qui ci sono una serie di interpretazioni che tutti possono dare. La più normale, la più tipica è che in realtà, come si chiama, chi è che lo dice? Da oggi per Ezio Mauro triplicano i veti nei confronti di questo governo, perché ci sono tre azionisti, quello del PD, quelli di Renzi e quelli del Movimento 5 Stelle. Questo vuol dire nomine, vuol dire anche politica, vuol dire anche posizionamento. Ci sarà un terzo interlocutore che dirà la sua su questa vicenda. Poi c'è un aspetto più psicanalitico, vorrebbe da dire, leggendo invece Antonio Polito su Corriere della Sera, e sarebbe che perché lo fai? Perché nella mia natura, un po' come la favola dello scorpione, cioè Matteo Renzi ha questa natura, cioè di dare la puntura che poi magari gli fa male anche a lui. Questa è la tesi di Antonio Polito. Padellaro sul fatto invece ha una tesi ancora diversa sull'operazione di Matteo Renzi, e cioè che alla fine la prima cosa che dice nell'intervista Repubblica ieri, che avrete sentito nella zuppa di ieri, è che Matteo Renzi da questo momento in poi c'ha solo un obiettivo: far male a Matteo Salvini. Uno non capisce perché non potesse fare questa cosa rimanendo nel PD, ma lasciamo perdere questa parentesi. Quello che dice Padellaro è: i due Matteo Salvini e Matteo Renzi si tengono insieme. Se non ci fosse l'uno non ci sarebbe l'altro. Ovviamente quelli del fatto non amano né l'uno né l'altro. Le reazioni: Zingaretti rilascia un'intervista al Corriere della Sera oggi, segretario del PD, che dice Renzi non l'ho capito, insomma un po' moscetta per il cosiddetto Saponetta, perché non riesce mai ad afferrarlo il presidente e il segretario del PD. Non l'ho capito, io devo dire che l'ho capito perfettamente, ed è riacquistare un ruolo, riacquistare una prima pagina dei giornali. Poi il fatto che sia uno scorpione, cioè che si faccia male lui stesso, staremo a vedere, ma a capirlo l'ho capito perfettamente. Invece, l'altra reazione è quella di Conte, che esce un po' su tutti quanti i giornali. Il Presidente del Consiglio dice a Zingaretti, poi non a Renzi: me lo potevate dire prima. Mi sembra che sia Ricolfi oggi sul Messaggero che, riprendendo quella battuta che forse modestamente ho fatto anch'io a Quarta Repubblica, finalmente Renzi fa una cosa di sinistra, cioè una scissione, perché non c'è nessun uomo di sinistra che non si sia scisso anche se era un atomo. E Ricolfi dice il famoso problema della sinistra di scindersi in continuazione. Sapete qual è il pezzo oggi forse più interessante? È un'intervista fatta da Stefano Merlo a Rutelli, l'ex sindaco di Roma, uno che poi alla fine molti di questi li ha tenuti in culla, ad esempio Gentiloni, anche se le età sembrerebbero non da culla. E che cosa dice Rutelli? Guardate che con la nascita del Conte bis, o del Bisconte, cambia completamente il panorama politico italiano, perché buttiamo a mare, dice appunto Rutelli, 25 anni di bipolarismo nato con Berlusconi contro la sinistra, centrodestra contro centrosinistra. Oggi siamo di nuovo nel vecchio sistema delle coalizioni. Secondo il giornale è il pentapartito, perché ci sarebbero Renzi, ci sarebbe il PD, ci sarebbe l'EU, ci sarebbe il Movimento 5 Stelle, ci sarebbe addirittura MAIE, una specie di partitino liberale, dice Sallusti, dei eletti all'estero. Quindi questo mondo nuovo è il mondo delle coalizioni. E il punto che io vorrei chiedere a tutti quanti voi che ragionate come me, spero, cioè ragionate come dei contadini, cioè
con il 2 più 2 che fa 4, perché uno deve cercare di dire, allora adesso Renzi ha fatto il suo partitino, ha preso dei parlamentari che sono stati eletti quando lui era segretario del PD, se li è portati da un'altra parte, potrà fare le nomine, potrà fare il veti, potrà decidere su questo governo. Però c'è un piccolo aspetto, signori, il fatto che tutto questo governo dipenda da Renzi vale fino a un certo punto, perché qualcuno potrebbe alzare il ditino, fare così di questo governo se si rompe troppo le balle, dire scusami Renzi, il re è nudo, ah sì? Io non posso fare questo? Io non posso fare quest'altro? Tu mi togli la spina? Adesso non voglio fare tipo taxi driver, tu mi togli la spina? Tu mi togli la spina? Tu mi togli la spina? Andiamo a votare. E io voglio vedere che succede se si va a votare, perché qua è il punto fondamentale. Lasciate perdere ora l'opposizione di Matteo Salvini, eccetera, ma se si dovesse andare a votare, ma Renzi, i suoi 40 parlamentari che oggi c'ha in virtù del fatto che li fece eleggere come segretario del PD col 20%, oggi col suo 3, 4, 5%, dove va? Nel senso che è vero che tiene in piedi questo governo, ma la sua è l'arma finale, cioè andare alle elezioni, buttare una bomba atomica sul sistema politico italiano, dove anche lui ci lascia le penne, perché è molto difficile che riesca a fare 30-40 parlamentari col 3-5% che gli danno oggi i sondaggi. Qualcuno dice e può crescere. Benissimo, se allora dovesse crescere si potrebbero cambiare le cose, ma oggi non mi sembra che sia nelle condizioni di far cadere il governo. Io faccio una previsione: più crescerà nei sondaggi Salvini, e scusatemi, ma è la stessa cosa, in questo ragione Padellaro, più crescerà Renzi nei sondaggi e più questo governo rischierà. Ma fino a quando c'è il 3-5%, quello deve stare bello attaccato alla sua poltroncina, cosa che non è rimasta attaccata all'amministratore delegato delle autostrade Castellucci, che dopo 18 anni molla le autostrade. Qualcuno dice, ovviamente il fatto, riempito d'oro dai Benetton, perché si prende una... liquidazione di 13 milioni di euro. Io vorrei spiegare a questi signori che purtroppo le liquidazioni sono previste in funzione dello stipendio annuo, forse è pagato tanto e quindi in funzione di quel pagamento si prende la liquidazione. Può piacere o non piacere, ma fino a prova contraria i manager dopo 18 anni si portano un sacco di soldi a casa, non tanto Castellucci in sé. Però la cosa più ridicola di questa vicenda autostrade è Luciano Benetton. Ve lo dico, è la cosa più imbarazzante. È una settimana che siamo sotto shock. Benetton! Un anno fa dovevi essere sotto shock, quando cade il Ponte Morandi, quando fate quei comunicati della minchia. Una settimana che siete sotto shock per cosa? Perché i magistrati hanno perquisito e hanno trovato che voi non facevate le manutenzioni? E tutti svegli oggi. Castellucci non l'ha nominato Babbo Natale, l'avete nominato voi! Negli ultimi anni Castellucci vi ha fatto fare un'azienda che poteva essere una schifezza, vi ha fatto diventare un'azienda bellissima, internazionale, con un botto di utili. Sotto shock di che? Sotto shock quando cade il Ponte Morandi, non che vi sequestrano delle robe in cui si dice che certe manutenzioni non avete fatte, poste che ciò sia vero. Perché a me questa idea è che ora sarà fantastico, perché adesso avremo un po' l'idea che c'è la famiglia Benetton sotto shock. Io non la conosco, magari lo è veramente. E invece i cattivi amministratori che vengono cacciati a calci nel culo dopo 18 anni con 13 milioni perché non avrebbero fatto bene il loro mestiere. Per la famiglia Benetton, quegli amministratori il mestiere l'hanno fatto benissimo, benissimo, perché hanno preso un gruppetto di Venete, l'hanno fatto diventare uno dei più grossi gruppi nelle infrastrutture dell'Europa, chiaro? Ma comunque, altre cose molto divertenti riguardano la finanza, che un altro grandissimo, in questo caso grandissimo, io l'adoro, Del Vecchio, il capo di Luxottica, si è messo a scalare Mediobanca, ce lo racconta Zacchè in prima pagina sul giornale, ma insomma scalare, si è preso il 7% di Mediobanca. Mediobanca è la grande reginetta delle vecchie banche d'affari italiane, oggi non conta praticamente più nulla, però è ancora la chiave d'ingresso nelle Generali, che è un grandissimo e forse la prima grande azienda finanziaria italiana di assicurazioni Generali. Il primo azionista di Mediobanca è l'Unicredito, il secondo sono i francesi, i soliti francesi di Bolloré, gli stessi di Mediaset, terzo azionista si chiama Del Vecchio, che prende il 7% di Mediobanca. In altri tempi sarebbe stata la prima pagina di tutti quanti i giornali, quando Mediobanca controllava anche di fatto il Corriere della Sera. Oggi non se li caga nessuno, ma insomma l'idea è che questo vecchio
vecchio signore sia diventato il primo azionista di Mediobanca e questo vecchio signore è anche azionista delle Generali, insomma, fa pensare a un grande movimento nella finanza che un tempo contava in Italia. Ultima cosa, sapete come si risolve il problema dell'Umbria? Sapete come si mettono Grillini e PD insieme in Umbria? Sapete come riescono e cercano di evitare di farsi prendere a schiaffoni dal centrodestra che mi auguro sia unito in Umbria? Trovano un magistrato, secondo il Fatto, che possa candidarsi a presidente dell'Umbria. Mi sembra un magistrato del luogo. Quindi questo è lo scenario laddove PD e Movimento 5 Stelle devono cercare un accordo. Alto che Cucinelli, ci vuole un magistrato per metterli insieme. Direi che per oggi è tutto. Renzi fa politica e sa farla, dice qualcuno di voi. Mi fa schifo il modo di fare politica per se stessi e per l'altro paese. Ciao Nicola, ciao Alessandro e ciao a tutti quelli che ci hanno seguito in diretta oggi, sia su Facebook sia su Instagram. Sul sito nicolaporro.it, pezzi di approfondimento sulla politica della giornata. Ciao.